Non odio più le action cam. Nel video di oggi vi parlerò di come ho smesso finalmente di odiare questa tipologia di camera e del perché tutti dovrebbero avere una piccoletta come questa nello zaino. Sapete cosa ho pensato la prima volta che ho tenuto una camera come questa in mano? Carina? Sì? Ma come giocattolo. Quindi alla fine della fiera non mi sono mai appassionato a queste camere perché vedevo dei limiti troppo grandi, ma ho dovuto ricredermi provando sul campo questa piccoletta, la Ace Pro di Insta360. Un grazie ai ragazzi di Insta che me l'hanno inviata. Ma quali sono i limiti che un tempo vedevo e che questa camera riesce a superare egregiamente? Uno dei motivi per cui non mi sono mai affezionato a questo tipo di camere è che trovavo particolarmente problematico girare in determinate condizioni di luce. Le action cam, per performare bene, hanno bisogno di tantissima luce. Devo dire che già rispetto a qualche anno fa la tecnologia ha fatto dei passi da gigante, perché ormai anche delle action cam piccole come queste hanno delle ottiche molto luminose. Per esempio questa è f2.6, però l'ottica da sola non basta. Ed è stato quando per la prima volta ho preso la scatola delle Ace Pro in mano che ho letto: sensore da 1/1/3 di pollice. Un sensore del genere è piuttosto grande per essere un action cam. Quindi la prima cosa che ho fatto appena ho scartato la Ace è stato provarla nella peggiore delle condizioni possibili, ossia la notte. Facendo uno swipe a sinistra sullo schermo potrete accedere alle impostazioni di ripresa o scatto. Quando c'è poca luce sulla Ace scegliete la modalità pure video. Raga, a me ha stupito parecchio, anche pensando a un possibile confronto con GoPro Hero 11, Hero 12. Guardate che differenza che c'è tra una clip girata in modalità video standard ed una girata in pure video. Cioè, c'è tantissima differenza, e questo grazie al sensore più grande e grazie anche al contributo dell'IA che monta questo processore. Ma la Ace è promossa a pieni voti anche quando si gira a luce piena. Si riescono a ottenere con questa camera delle immagini veramente di qualità, per essere ovviamente un action cam, grazie soprattutto, secondo me, all'HDR presente all'interno delle impostazioni di ripresa. Infatti se facciamo swipe a sinistra per mettere in modalità video e poi swipe in alto per accedere alle varie modalità di ripresa, potremmo scegliere di attivare l'HDR in alcuni formati, per esempio il 4K a 25 fps, e devo dire che anche in questi casi si sente la potenza del sensore. Basta vedere la gamma dinamica delle immagini che vengono prodotte, e l'HDR ovviamente ci aiuta in tutte quelle condizioni dove abbiamo delle zone molto scure e altre molto illuminate. Parlando di impostazioni di ripresa, ci sono tantissimi formati. Io vi segnalo quelli che ho utilizzato di più in questi giorni di test. Sicuramente il 4K a 25, l'abbiamo detto, per le funzioni HDR. Il 4K a 50, sempre utile anche se non possiamo sfruttare l'HDR, e poi il 4K 120. Io non sono un grande fan dell'8K, non è uno dei miei formati preferiti. Quello che è veramente figo di questa camera è la stabilizzazione flow state. Avete più livelli di stabilizzazione, quindi potete girare con stab disattivata oppure bassa, standard o alta. Questo dipende ovviamente da cosa state girando. Tutte le immagini che vedete io le ho girate nella modalità flat, che sarebbe una sorta di log, anche se propriamente log non è. Se devo fare il confronto con altre action cam top di gamma, devo dire che il 10 bit mi sarebbe piaciuto molto averlo all'interno della Ace. Quindi torniamo sul tema del video: i limiti che io vedevo nelle action cam. Un altro problema per me insopportabile era la poca libertà in termini di FOV, quindi di angolo di campo. Ma le action cam di oggi non sono più quelle del 2013, quindi la Ace, come anche la GoPro, vi fa scegliere ovviamente varie modalità di ripresa in cui possiamo cambiare la nostra FOV, quindi field of view, angolo di campo. C'è l'action view, che è una modalità pensata proprio per l'action sport, dove il frame viene compresso in altezza e allargato di lato proprio per aumentare l'impatto del POV. Poi c'è l'ultra wide, che è sempre una modalità molto ampia però un po' più stretta dell'action view. E poi c'è la mia modalità preferita, la the warp, che è sempre wide ma non leggo tutta quella distorsione. Ed è stata proprio questa modalità della Ace che mi ha fatto pensare: oh, finalmente ho una camera che fa belle immagini fighe
e ci posso girare anche altra roba, tipo un vlog. Vi segnalo che c'è anche la modalità Horizon Lock, che è quella che potete utilizzare per lockare l'orizzonte e quindi cercare di mantenere l'immagine più stabile possibile quando fate action sport o situazioni in cui la camera balla parecchio. Però devo essere sincero, non poteva bastarmi solo questo per farmi cambiare idea, perché ormai queste modalità ce l'hanno tutte le action cam. Però la Ace ha qualcosa che le altre cam non hanno. Quello che mi è piaciuto tanto della Ace è il clarity zoom. Avendo un sensore un po' più grande della media in 8K, quello che si riesce ad ottenere attraverso il clarity zoom è uno zoom in camera che è diverso dal classico zoom digitale che trovate magari in altre action cam, che tende a spappolare l'immagine, e questo vi permette di variare molto spesso la vostra inquadratura all'interno dei video che girate. Non siete vincolati per forza a dover girare tutto wide, quindi se posso giocare di più con l'angolo di campo e le inquadrature, significa anche che posso uscire dal solo settore dell'action sport ed entrare in un mondo di video molto più vasto. E questa caratteristica dell'Ace Pro serve fondamentalmente a debancare la mia vecchia idea del action cam uguale action sport. Ma sapete qual era un altro limite che vedevo in queste camere? La poca comodità, piccole, scomode, lo schermo non si flippava, cioè vuoi mettere con una fotocamera classica? Questa Ace Pro ci propone una caratteristica rivoluzionaria, ma allo stesso tempo semplicissima. Sapete che cos'è? Un semplice schermo flippabile. E a voi vi verrà da ridere, perché ovviamente è una roba di una semplicità allucinante, ma raga, è una caratteristica rivoluzionaria, importantissima per girare anche altri video. Perché devo girare un vlog, giro lo schermo e finalmente posso capire quello che sta succedendo perché vedo la mia inquadratura, oppure sto girando un'inquadratura dal basso, perfetto, ruoto il monitor in questo modo e riesco a capire quello che sta succedendo. Quindi la Ace Pro mi ha stupito perché è un action cam molto versatile. E sempre sul tema della versatilità, un'altra caratteristica molto figa è l'attacco magnetico. Avete presente il classico attacco a vite di queste cam? Magari è un mio limite, però io non l'ho mai sopportato, lo trovavo super scomodo. Poi per carità, se non c'è un'alternativa, uno se lo fa andar bene, però con l'attacco magnetico dell'Ace Pro è tutto più semplice, che mi permette di attaccare la camera al supporto magnetico in 2 secondi. Quindi io prendo, stacco, magari l'ho clampata su una macchina, la stacco e me la metto qui in testa, insomma. Questo vi permette di lavorare molto più in velocità. A onor del vero non ho ancora testato questo supporto magnetico in condizioni parecchio estreme, però presto lo farò e vi saprò dire. Rimane solo un ultimo mito da sfatare: ma io con l'action cam le foto le posso fare? Caro il mio Gianmarco del passato, con la Ace Pro le foto le puoi scattare grazie anche alla collaborazione con Leica. I 48 megapixel delle foto si vedono, si possono fare buone foto per essere ovviamente un action cam, soprattutto in condizioni di luce ottimali si riescono ad ottenere dei bei risultati e si riesce a scattare anche il RAW. Quindi mi sono affezionato un po' a questa camera perché fondamentalmente mi ha fatto cambiare idea, superando tanti limiti e tante etichette che avevo dato alle action cam nel passato. Ma in più la Ace Pro ha un sacco di altre caratteristiche interessanti che comunque possono essere utili, soprattutto quelle legate appunto all'IA. Alcune ve l'ho già dette e si attivano già in ripresa, altre sono carine ma non fondamentali, come ad esempio i comandi per attivare ovviamente la registrazione o lo scatto. Però c'è una caratteristica che io ho trovato particolarmente interessante e che viene fatta proprio dal processore e dall'IA di questa camera, che è la funzione highlight. Facendo swipe verso il basso infatti sarà possibile attivare questa funzione, che in automatico ci selezionerà le parti salienti di una clip che abbiamo appena registrato. Quindi fondamentalmente la camera in autonomia ci fa già un piccolo montaggio interno delle parti di video che ritiene più belle. Sono questi segmenti bianchi, e se cliccate sulla bandierina li aprirete subito sotto. Un'altra funzione che ho trovato super interessante è la modalità free frame. Se volete utilizzare la Ace Pro per i vostri contenuti social, fate swipe a destra e scegliete la modalità free frame. In questa modalità avrete la possibilità di girare una clip e scegliere dopo se adattarla al formato verticale, orizzontale oppure quadrato. Quindi potrete girare la stessa clip e poi adattarla alla vostra piattaforma social preferita. E questo vi dà la possibilità di produrre ancora più contenuti con meno fatica e soprattutto senza pallosi reframe in post. Insomma, questa Ace Pro è la camera che per la prima volta mi ha fatto piacere le action cam, perché ha delle caratteristiche super interessanti che non ho trovato nelle altre action cam top di gamma. Se siete interessati alla Ace Pro o agli altri prodotti di Insta360, vi segnalo che potrete approfittare degli Spring Sales e vi lascio ovviamente
ovviamente i link in descrizione da poter utilizzare. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando, se fosse così lasciate like e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!